Come vedi, fammi vedere le carelle, cose, mi sa, tu un peccato. Allora, casualmente un giorno un amico mi ha segnalato un articolo, dice: Stefano, vai a leggere un attimo sta cosa, c'è tale professor Pollini su un articolo della Nuova Ferrara, dice che ad Aversa c'è un guercino, vuoi vedere un attimo? Inizio praticamente a studiarmi questa cosa e mi sono subito messo in contatto col professor Pollini, praticamente, che è ordinario di pittura all'Accademia di Bologna, delle Belle Arti, nonché assessore alla cultura del comune di Rimini, ma soprattutto è il massimo esperto mondiale. Non userei. Allora, uno dei massimi esperti mondiali del Guercino, questo famosissimo pittore di Cento, giusto in provincia, certo, di Ferrara. E praticamente in questo articolo c'era scritto che nella chiesa di San Francesco, detta anche San Francesco delle Monache volgarmente, c'era una immagine della Madonna attribuita a Guercino. Dagli studi aversani risultava o ignoto o attribuita ad altro pittore di scuola napoletana, tale Bernardo Cavallì. Possiamo dire che questa è una scoperta culturalmente eccezionalmente importante per la città di Aversa. Questo probabilmente è il quadro più famoso e più prezioso che abbiamo ad Aversa. Beh, così come cercavo di dissuadere i massimi appellativi di prima verso di me, io escluderei adesso anche di fare delle graduatorie, perché proprio qui accanto c'è un dipinto di Pietro da Cortona. Questa è una chiesa importantissima che ha avuto dipinti e autori, il contributo di autori molto importanti. E Guercino, intorno al 1650, era uno dei pittori più famosi al mondo, innovatore della pittura, forse addirittura in anni giovanili, quando lavorò per il Papa Ludovisi a Roma, era il pittore più apprezzato dell'epoca e che diede un impulso determinante alla nascita del barocco. E qui siamo intorno al 1650 e ce lo dice lo stesso libro dei conti di Guercino. Perfetto, lo diciamo. Tu sei in possesso del libro dei conti, no, io, cioè, lo puoi studiare quando vuoi. Universalmente conosciuto il libro, perfetto, dei conti, che è un documento, perfetto, pubblicato. Diciamo come si è risalito a collocare, sì, dove, sì, l'hai vista questa immagine e come l'hai collocata praticamente. Allora, faccio una breve premessa, sì, proprio sul libro dei conti, perché Guercino è uno dei pittori, forse nel Seicento è il pittore più ricostruito della storia dell'arte, proprio grazie a questo documento, che era un documento contabile che dal 1629 la bottega di Guercino registrava tutte le vendite con informazioni importantissime, quale il soggetto del dipinto, il formato, il pagamento, il prezzo e anche il committente, là dove era conosciuto. In questo caso si parlava di una assunta, una pala d'altare portata in cielo dagli angeli e fatta per Napoli, genericamente per Napoli, ma quel documento intendeva nel napoletano. Ecco. E si era persa memoria, incredibilmente, perché tra l'altro dovette costare sicuramente, insomma, una cifra rilevante. Poi, grazie a conoscenti che mi hanno anche un po' segnalato alcuni testi locali qui che ricostruiscono un po' la genesi della chiesa, oppure le fasi di ammodernamento della chiesa, si sa che intorno al 1645 le monache, per la verità le clarisse francescane, ebbero la possibilità di spendere una cifra ingentissima, circa 6.000 scudi, che allora veramente equivaleva ad un patrimonio, per riparare e ammodernare e abbellire la chiesa.
Ed è da quel momento che partono delle commissioni, sicuramente sia quella di Pietro da Cortona che quella di Guercino nacquero in quell'ordine di lavori fatto per rendere più bella questa chiesa. Poi gli interventi di commessi marmorei che rivestono la chiesa sono del 1680, quindi 30 anni dopo. Quindi inizialmente molto probabilmente questo dipinto era all'interno di un altare più sobrio, più francescano, diciamo, anche nell'origine e nello stile. E probabilmente l'aiuto anche di famiglie locali, di cui si vedono gli stemmi anche qui nella cappella, portarono un accrescimento, un abbellimento di queste di tutti gli apparati decorativi che circondavano il quadro. Eppure però nel frattempo si era smarrita memoria dell'autore, e ritrovarlo ora credo che sia un dato estremamente rilevante. Credo che siano 50 anni che non si trovi una palla. L'archivio informatico della Curia funziona praticamente. È grazie all'archivio informatico della Chiesa Cattolica che io, consultandolo in maniera sistematica, c'è qualcosa come 180.000 immagini dipinti, mi sono imbattuto in qualcosa che conoscevo già per documento, ecco, per cui mi è stato possibile saltare dalla sedia e dire questo è il dipinto che si cercava, perché si sapeva quasi tutto di questo quadro. Tra l'altro il Malvasia cita anche il sepolcro e gli apostoli in lontananza, qui si trovano anche delle piccole figure nel paesaggio ed è visibile appunto il sepolcro con le rose che gli angioletti stanno facendo cadere dall'alto. Ecco, tutto questo ha permesso di identificare, oltre ovviamente alla conferma dello stile, che questo dipinto è di Guercino. E poi in passato alcuni studiosi avevano fatto ipotesi circa una pala d'altare che adesso si trova in America e che, non sapendosi l'origine, avevano ipotizzato che fosse proveniente. Questa scoperta per il mondo della pittura adesso che novità porterà? Ma innanzitutto fa crescere un livello di conoscenza nella fortuna professionale di Guercino, che sapevamo già essere molto vasta, però mancava all'appello effettivamente un dipinto che poi era fuori area rispetto all'area di influenza di Guercino, che è la pittura emiliana, e Bologna allora era una delle capitali della pittura, e dalla sua bottega, prima di Cento a Ferrara e poi a Bologna, gli venivano richieste dipinti per tutta Europa, però mancava all'appello un'opera appunto meridionale, e questo credo che sia, appunto facevo accenno prima, che sono più di 50 anni che non si trova un dipinto d'altare ancora nella propria collocazione, e proprio perché Guercino, appunto la stranezza è data dal fatto che Guercino è in realtà invece il pittore più ricostruito, e se avessimo di tutti i pittori il libro dei conti potremmo capire in quale giorno, in quale momento storico della sua attività si colloca quella data opera. Ma queste tele venivano commissionate, nel senso che arrivava una persona e dice: mi devi dipingere un'assunta in questo modo, oppure loro
come un negozio, le preparavano prima poi le vendevano. No, no, dipinti di questo tipo, quando si parla di pali d'altare, sono commissionate ad hoc in maniera molto dettagliata e specificato cosa dipingere. Assolutamente. Nel caso specifico, data la lontananza tra la chiesa committente e il pittore, venne utile l'ausilio di un intermediario, e in questo caso sappiamo nome e cognome di questo intermediario, si chiamava Errico Sant'Agente, quello che oggi sarebbe l'agente. Sì, un delegato a pagare una prima rata di caparra e poi un banchiere bolognese conosciuto che si chiamava Carlo Cattalani, che ebbe delega a saldare il conto. Questo perché le clarisse non vennero direttamente alla bottega in quel caso, mentre in altri casi i signori che commissionavano un dipinto andavano in bottega direttamente, davano la loro caparra e poi saldavano alla fine della realizzazione dell'opera. Dicevamo, l'anno prossimo ci sarà, diciamo, una sorta di presentazione ufficiale di questo quadro qui a Deversa. Beh, per me è prevista all'interno di un convegno che si svolgerà a marzo a Piacenza, a margine di una importante mostra dedicata proprio a Guercino, la presentazione appunto della mia relazione, del saggio che io sto anche completando qui ad Aversa con delle indagini che sto conducendo. E poi io non so se è possibile, non sono in questo caso il curatore di questa mostra di Piacenza, non credo ci sia più la possibilità tempistica di poter chiedere in prestito il dipinto, però sarebbe una ribalta importante anche per Aversa stessa. Grazie mille. Grazie a lei. Un Pasqualino De Cristofer, ma lei se l'aspettava che insieme a Pietro da Cortona aveva un Guercino qua nella sua chiesa? Io sono rimasto veramente scioccato quando l'assessore mi ha chiamato da Rimini per dirmi della scoperta e gli ho detto tutto il mio entusiasmo e la mia disponibilità ad accoglierlo, cosa che abbiamo fatto questa mattina. Ed è per me un motivo di grande gioia. Primo, la memoria storica delle suore clarisse, le quali non solo ci hanno lasciato un patrimonio di fede, ma ci hanno lasciato un patrimonio di arte. Altre che gente inutile che sta lì a pregare, loro hanno messo a disposizione la loro vita e i loro averi per dare un segno nella storia religiosa della Chiesa e nella storia religiosa di Aversa. La Chiesa è un vero e proprio museo a cielo aperto, lei infatti ha fatto il museo di San Francesco, dove ora ce lo farà anche vedere. Certamente, ho voluto evitare anche perché dicevano che fine ha fatto questo, che fine ha fatto quest'altro. Sì, perché poi tolta la maldicenza, tipicamente aversana, tolta la, mi ci resta ben poco, per cui ho detto, ho esposto tutto quello che tenevo schedato, nascosto, blindato. Adesso ce lo fa vedere, giusto? Certamente, lo faccio vedere anche il museo. Appieno di sotterraneo, tutto quello che volete vedere, tutto quello che volete vedere. Devo dirvi che dopo il restauro questo quadro ha subito un furto. Il pezzo di legno sotto. No. Proprio hanno tentato di nottetempo tagliarlo. Se analizzi bene c'è un taglio che va dalla parte superiore e scende fino a un certo punto. Diciamo i ladri si erano accorti che era... Non lo so. Ladri competenti. Penso, perché oggi, sennò rubavano pietre da Cortona. Ma i veri competenti della storia non sono gli onesti, sono gli ladri. Senza allusioni. Allora questa per Aversa, diciamo, è una scoperta bellissima. È una scoperta. E allora io venni, stavo fuori a predicare, pigliai il treno, arrivai subito
e lo stesso restauratore aggiustò mettendo una striscia dietro al quadro e stette in restauro ancora per un pochino di tempo. Questo quando è accaduto questa cosa? Ma penso una quindicina, una ventina di anni fa, ma non ricordo bene adesso esattamente. Quello che abbiamo conservato l'abbiamo trasmesso alla storia, questa è la nostra funzione, non fermare la storia ma rimpinguirla. Non so che cosa trasmetteremo dell'oggi alla storia di domani, questo sta a voi dirlo, non a me. Allora sindaco, una grandissima scoperta nella nostra città dove l'arte inizia ad essere una risorsa. Allora l'arte per Aversa è sempre stata una risorsa, non solo l'arte, ma l'arte intesa a 360 gradi, per le grandissime opere di architettura, per le grandissime opere pittoriche, per tutto quello che è il tesoro della chiesa, e qui siamo in una chiesa, nella chiesa di San Francesco, che conosciamo tutti bene, opera barocca tra l'altro come ultimo intervento, dove ci sono delle opere pittoriche di notevole importanza. Oggi scopriamo, grazie all'assessore alla cultura del Comune di Rimini, che è uno studioso dell'arte, che nella chiesa di San Francesco potrebbe esserci un'opera del Guercino. Io uso il condizionale, ma tutti gli elementi che ci ha fornito il critico d'arte, lo studioso d'arte, ci portano ad individuare quest'opera che è posta all'ingresso principale entrando a destra, che probabilmente ha tutte le caratteristiche per essere un'opera del Guercino. Non solo le caratteristiche, ma lo studioso ci fa vedere una bozza ritrovata a Cesena dove praticamente è raffigurata quest'opera. Per noi è una grande soddisfazione, è una soddisfazione per la città di Aversa. Questo significa ancora una volta puntare sul turismo, incentivare tutto quello che è l'arte ad Aversa per far sì che la nostra città possa assurgere a quei valori e a quella pubblicizzazione che merita nei primi posti della nazione Italia. Chiaramente noi daremo conferma di quest'opera, di questa scoperta, solo avendone certezza sicura, perché è questo che ci interessa, non vogliamo millantare nulla. Certamente lo il professore è il massimo studioso. Allora, il professore non solo è il massimo studioso, il professore mi dicono e mi dice che è anche il braccio destro di Vittorio Sgarbi. Sappiamo della serietà per quanto riguarda il critico d'arte Vittorio Sgarbi in materia di cultura, di arte, per cui non abbiamo dubbi che possa essere un'opera del Guercino. Il professore ci dà anche degli elementi in più per affermare che è un'opera del Guercino, però io ci andrei con i piedi di piombo, nel senso che aspetterei l'autenticità da parte di chi è dovuto e deputato a farlo per poi poter pubblicizzare al massimo quest'opera. È chiaro che questa cosa, al di là... Ma quel bozzetto è uguale? Lui. Il bozzetto scoperto a Cesena non è uguale. È la raffigurazione di quest'opera d'arte. Ci sono alcuni particolari che molti non potrebbero assolutamente riconoscere, che danno veramente la certezza che questa è un'opera del Guercino. Ripeto, a Pulini e con tutti gli altri critici d'arte deputati, l'ardua sentenza. Appena saremo in grado di darne certezza assoluta, noi organizzeremo tutto quello che c'è da organizzare per pubblicizzare questo evento, questa scoperta, che per Aversa sarebbe ancora una volta, e non mi sorprende, una scoperta invidiabile, invidiata da tutto il mondo. Grazie. Innanzitutto Stefano, ti devo ringraziare, lo dico al microfono del tuo sito, della tua emittente, perché grazie a te c'è stato questo partnership, questo partenariato stamattina con il collega assessore alla cultura, appunto, perciò collega, doppiamente collega, del Comune di Rimini, il quale, come diceva poc'anzi il sindaco di Cristoforo, è un grandissimo studioso del Guercino. Bene, grazie a Stefano Montone ci siamo messi in contatto e lui si è catapultato qui ad Aversa. E stamattina, soprattutto grazie a Don Pasquale De Cristoforo che ci ha ospitato nella sua chiesa nel chiostro, abbiamo potuto apprezzare quelli che sono i tesori monumentali della nostra città e abbiamo scoperto di averne ancora un altro che sicuramente ora dovremo valorizzare. Valorizzare al lato della cultura è fondamentale il turismo crea indotto nella nostra città e dovremo far sì che questi itinerari culturali e storici vadano avanti e siano promulgati. A breve, dopo le festività natalizie, è una mia intenzione convocare
le agenzie di viaggio che sono qui sulla città di Aversa, affinché possiamo intessere con loro un rapporto di collaborazione e portare qui ad Aversa studiosi di tutto il mondo, ma anche soltanto appassionati come siamo noi. Grazie. Grazie. Grazie a te.